Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Leon Trip e bentornati in un nuovo episodio di Slay the Spear. Allora, l'ultima volta eravamo rimasti qua al terzo atto e dovevamo affrontare sto cacchio di mangiatempo qui e sto boss qua. E come ripeto, il più cattivo di tutti. Sto registrando sempre di seguito, quindi l'influenza incombe ancora da parte mia. E scusate per la voce, però è un po' così ragazzi, portate pazienza e purtroppo non ci posso fare granché. Vediamo un po' dove possiamo passare questa volta. Oddio, non so se sentite l'eco, però probabilmente si sentiva un po' di eco anche negli episodi precedenti, ma fa lo stesso perché sto guardando dalla TV. O forse no, non lo so. Va bene, senza perdere troppo tempo, perché c'è la miseria, io non so da dove passare. Mi servirebbe il mercato, mi servirebbe il mercante, mi servirebbe, porcaccia la miseria. L'unico mercante è qua. Quindi per forza dobbiamo passare di qua. Però siccome che a me piacciono i punti interrogativi, vado dai punti interrogativi. Ok. Questo combattimento potrebbe sembrare semplice, ma non lo è. Non perché sono tre, non perché attaccano tutte e tre adesso, ma perché questo si potenzia ogni turno. Di spine, cioè praticamente ogni volta che lo attacchiamo lui guadagnerà spine, quindi sarebbe tipo un contraccolpo e ogni turno si potenzia. Questo qua invece quando muore esplode e ci fa danno, quando muore esplode e ci fa danno, quindi è un casino. Quindi partiamo con flessione, difendi, colpo. Prima di tutto ragazzi si ammazzano questi due perché altrimenti non ne venite fuori. E per risparmiare danno io direi che merda. 12 danni. Non bastano 12 danni. Me ne servono 2 di più. Applico 2 debole. Però costa 2. Abbiamo un Necronomicon che ce la fa fuori, ok. Basta. Il Necronomicon è più utile di quanto sembri. Ok. Beh, subito barricata, subito metallizzato. Assolutamente. Lama infernale ci sta. Vabbè, mescoliamo una ferita, chi se ne frega. Facciamo spallucce a questo zero. Facciamo ammazzata, non possiamo giocarla. E questa non serve più a niente, vabbè. 19 di blocco. Ci può stare, questo si potenzia come potete vedere, più due spine. Questo ci blocca, va bene. Forma demoniaca adesso, ma ragazzi me la gioco, chi se ne frega. Conflitto non posso giocarlo, ovviamente. Colpo, colpo, colpo. E potere, no. Adesso con forma demoniaca la cosa è abbastanza in discesa. Infatti esplode, vedete. Ci ha fatto del male fisico. Vabbè. Animo ardente, teniamo 3 di forza. Difendi, difendi. Ora i nostri colpi sono overpowered, quindi vai. Basta uno, grazie, perché sennò ci prendiamo le mazzate. Ok. Adesso ragazzi giochiamo metallizzato. Berserker non lo giocherei. Questo non ce ne facciamo un tubo per il momento in mano. Vabbè, sono arrivati alla fine, non ci potevamo fare niente. 3 spine. Grandissimo. Abbiamo comunque la barricata che ci aiuta, quindi Zarola. Flessione. Berserker. Ci ho scontato colpo, vabbè. Spallucce. Difendi, difendi. 17 danni. Ok. Non dovrebbe essere un problema con tutta questa armatura, quindi dovrebbe essere abbastanza easy. In caso contrario, comunque, se lo facciamo secco. Ok. 20 oro. Aggiungi la carta combustione. Conflitto più. Proviamo un altro conflitto più. Ci sta, costa 0. Quante carte abbiamo? 27. Cerchiamo di stare sotto i 30, o almeno massimo 30. Avanti rilento, ma ti perdi comunque di continuo, mentre muro e pavimento sembrano mutare forma inspiegabilmente. Inoltre, il bisbiglio costante. Costante.
delle voci della tua testa non ti aiuta a raccapezzarti. Costeggiando edifici che sei sicuro di aver già visto, ti domandi se stai impazzendo o se sia solo l'assurda convinzione geografica di questo luogo, configurazione geografica di questo luogo ad influenzarti. Qualcosa deve cambiare immediatamente, o perlomeno questo è quello che dicono le voci. Perché mai dovrebbero mentire? Accogli la follia, ricevi 2 follie e perdi 11 PV. Una carta casuale nella tua mano costa 0 in questo turno, in questo combattimento. Perdi 4 PV massimi. Che schifo. Perdo 4 PV massimi a sto punto, cioè raga. Dai, proviamo a perdere 4 PV massimi, che vi devo dire. Punto interrogativo. Perché mi piace rischiare. Ah, le pozioni. Compro 2 pozioni. Di destrezza, ce l'ho già. E rapida, va bene. No, ignora, porca c'è la miseria, vabbè. Ho sprecato soldi e basta, vabbè, grande. Credo ci fosse continua. E vabbè. Spero che quelle pozioni non... Spero che la cagata di aver fatto non comprometta tutta la partita, ma... è che è molto probabile, Ci attacca di 15. Ora ci attacca di 18 perché ci siamo anche messi i debuff da soli. Mazzata. Forse avrei dovuto giocare questo prima. Okay, sto sbagliando tutto, perfetto ragazzi. Me le sto tirando da solo. Conveniva non mettere blocco, guadagnavamo di più. Allora giochiamo a barricata prima di fare altre cagate. Animo ardente. Difendi. Colpo. Ok, adesso con la barricata non dovremmo avere problemi. Anche se dà gli ustioni, dovrebbe essere un grosso problema. Si è attivato il nostro fiorellino felice. Felicio. E flessione. Adesso ragazzi facciamo un botto di danni a questo e salutiamolo con la manina. Ok, una pozione. Tipo dice, va bene. Ripetiamo una carta attacco o potere. Non sarebbe affatto male. Colpo perfetto col Necronomicon, anche questa non sarebbe male, però... Che dite? Devo prendere colpo perfetto, il mana ce l'abbiamo. Prendiamo, poi basta prendere carte da 2. Dov'è il mercato qua? Ah, dobbiamo prima affrontare questo, scusate. Sto rinscemunito. Subito barricata. Anche se anche prima di forma demoniaca mi serve, ragazzi. Vabbè. 23 di blocco. Roar. Ci sta. Penso che lui adesso attacca di 25. Quindi il blocco non ci basta. Animo ardente. Difendi. 26, poi facciamo colpo e conflitto. Abbiamo fatto un tubo di danni perché ci abbiamo 20.000 debuff. Ma vabbè. E colpo perfetto quanto fa adesso? 22, wow. Giochiamo questo. Giochiamo flessione, giochiamo lama infernale. E abbiamo il mana giusto? 25 danni. Non è male. Sono 50 danni. Più 9. Più 9. Grande. Ok, quando è che mi vanno via queste cose, ragazzi? Aspetta. Prossimo turno ancora, vabbè. Giochiamo visione di sangue perché abbiamo bisogno di mana. Adesso devo giocare tutta la mano. Colpo gemello. E questo. Ok, lui si mette forza, attacca 8x3. Porca miseria. 9 di blocco. Giocare a Berserker, quindi fa 30 danni, vabbè. Non è un problema, 30 danni, possiamo sopportarli.
52. Ci porta a 22, però adesso non attacca. Flessione, difendi, spallucce, pesco una carta, difendi, conflitto, colpo. Vai. Allora adesso. È il momento di usare forma demoniaca, se no non lo tiriamo più giù. Ci difendiamo un po'. Ok, 11x4, 44, lo supportiamo. Il problema è che diventerà sempre più forte quello fatto. Pressione, animo ardente. Colpo perfetto. 36. Colpo, colpo. Fine. Ok, 3 di forza. Questo invece è un po' un casino. No, non è un casino. Facciamo collera. Questo, colpo, colpo gemello, conflitto, salutiamo. Addio. 14 oro, la pozione abile l'abbiamo trovata. Vabbè. Peccato, mi sarebbe piaciuto quelle delle carte, vai. Ah, 11 danni a tutti i nemici. No, ignoriamo questa schifo. Andiamo di qua. Senza far cagate. Non possiamo riposare perché siamo full. Quindi forgiamo. Forma demoniaca tutta la vita. Proseguiamo. Andiamo qui. Vedrei anche che 28 carte possono essere anche sufficienti. Dobbiamo togliere qualche carta dal mazzo o no? No. Oddio, io toglierei. In realtà io toglierei questa. Perché l'abbiamo presa, ma più che aiutarci ci non ci aiuta. Dove cavolo è? Dove sei? Come ti chiami? Berserk. L'ho pure potenziata. No, forse ci serve più di quanto immaginavo, quindi no. Tumulto. Giochi la prima carta della pila. Cos'hai? All'inizio turno tieni 2 forze e tutti i nemici ottengono 1 forza. Shuriken? No. 243 o 222? Avrei preso gli shuriken. Vabbè, è l'ultimo mercato, quindi qualcosa dovrò comprare. E questo, dai. Vai. Oh, Cristo. Questo ragazzi ha 1000 di vita. Parte con 31 d'attacco. E non lo fate fuori. Però ha un countdown. Cioè muore in 5 turni. Quindi voi dovete solo resistere. Il fatto è che noi non resisteremo mai qua nella vita, perché o cominciamo bene o non cominciamo affatto. Proviamo a vedere, va. Ok, siamo riusciti a fare 9. Ah, giusto. Ogni volta che lo colpite però il suo attacco cala. Ok. 42 adesso, Animo ardente. Mazzata. Ok. Colpo. Oh, ma la barricata no, No. Flessione. Lama, metallizzato, visioni di sangue. Carte. Dove sono le carte? Non ce le ho le carte. Tieni 3 forza,
Questo dai. Ok. In cima? Alla pila. In cima alla pila metto... mazzata. Dovrebbe attivarsi due volte. Noi abbiamo quattro... ah, quattro mana ne abbiamo per questo turno. Pressione, mazzata. Ok. Spallucce. Muore tra due turni, però vedete che l'ultimo turno comincerà a fare danni incalcolabili. 75 questo turno. Forma demoniaca è troppo tardi. Via. Ok. Meno 104 di forza. Ah no, muore qua. Ok, grandissimo. Blocco istantaneo, va benissimo. E una carta? Giro di sangue ancora? Sradica anima più. Quanta flessione ci sta? Giochiamo di flessioni. Abbiamo la cintura porta pozioni, va benissimo. Qui abbiamo un altro mercato, ma oramai non abbiamo più soldi, quindi andiamo avanti. E questo che cacchio è? Questo non l'ho mai visto. Per 16 di danno. Quando riceve danno d'attacco ottenente e blocco. Reazionario. Dopo aver ricevuto danni d'attacco cambia il proprio intento. Anima ardente, ragazzi, noi andiamo per la nostra strada, che se ne frega. Cambiato l'intento? No. Ok. Attacca per 42? Sti cacchi non ce lo metti? Abbiamo del mana, ma che... attacca per 15. 42, no, troppi. 11 per 3. Ok, forse mi devo contentare. Cazzo. Allora, momento, ragazzi, perché qua non ci siamo. Colpo. Spallucce, spallucce. Vabbè, almeno questa la pariamo. Più uno di forza. Ok. Intende applicare un debuff. Va bene, 17 me li prendo. Ok. Ho metallizzato. Difendi. Colpo perfetto, non me li prendo. 25, grazie, conflitto. E muori, va bene. Non mi interessa più niente qua. Per l'ultimo conflitto, ragazzi, addio. Fine così. Questo è il nostro mazzo. Non prenderò più carte. Allora, un ipercubo quadridimensionale incandescente. Entità rotta e trasmuta.
placidamente a mezz'aria. Interagisco. Un acuto dolore ti percorre, antiche memorie baluginano nella tua mente. Ma memorie di chi? Aggiungi una carta incolore nel tuo mazzo. E no, vado a rovinare tutto. 30 sono già. Porca cacchio, mi aggiungine una. Cos'è sta roba? Colpo rapido, previdenza. Metti una carta. Vabbè, prendo colpo rapido, dai. 31, porcaccia la miseria. Confusione, obiettivo, necessario, equilibrio. Definisci equilibrio, errore. Equilibrio assente. Definisci equilibrio, errore. Equilibrio assente. Attenzione, massa critica nell'avvicinamento. Io sono new. Vabbè. Allora, new. Ciao. Il tentacolo, rompi palle. Non dovrebbe essere un problema con tutto il blocco che abbiamo, però adesso vediamo, ragazzi. Non è detto che ce la facciamo. Se andiamo avanti così potremo anche farcela abbastanza agilmente. Fiore felicio, grazie, fiore felicio. Ok, grazie per la forma demoniaca. Sei un tesoro. Flessione, difendi, colpo. Prendiamo un botto di danni. Aia. Abbiamo persistente? Questa roba. Costretto a fine del turno ricevi 10 danni. Grazie mille. Un culo. C'è un blocco istantaneo qua. Caccia la miseria, quante mazzate, raga. Però abbiamo un botto di forza adesso, vabbè. No, 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 basta. Ignora. Siamo costretti ad affrontare l'elite. Io lo skipperei l'elite. No, no, basta. Oh, forziere, abbiamo fatto bene perché abbiamo trovato il corno dei gremlin. Ogni volta che un nemico muore ottieni e peschi una carta grande. Non è male. Ma che palle. Ma dai che ero quasi arrivato. Porcaccia la miseria. Boss finale, ragazzi. Allora, lame infernale. Ci proviamo. Ok. Ne applichi due debole. Tu debole. 16. 20. 20 è sufficiente. Ok. Con luce peschiamo una carta. Pressione 2 forza. 18 e 10, vabbè. Meglio di niente, ragazzi. Abbiamo quasi fatto fuori due nemici. Disorientato. Adesso ci rompe le palle a vita. Forma demoniaca me la gioco, anche se subisco un po' di danni. Non me ne frega niente. Adesso abbiamo ben 12, però. Ok. Difendi, flessione, anima ardente, flessione, colpo. È un colpo che fa 24. Sì, colpo che fa 24. Metallizzato. Anche adesso prendiamo un bel po' di danni. Aia. La finisci di attaccare o devi attaccare sempre per la vita tu? Quattordici. Ora se devo usare sta pozione qua per sopravvivere.
Cacchiarola. O 13, ragazzi, sono morto. Cioè, in realtà non sarei morto, perché ho la scudatura qua. No, faccio fine turno. Giusto? Infatti, 11. Ok. Ci mette altri 15. Spallucce, basta, per favore, un altro colpo, grazie. Va bene. Colpo perfetto. Oh, adesso sei morto, grazie. Non mi interessa più. Ignora carte. E qui, ragazzi, andiamo a riposare. Per forza. Prosegui. Abbiamo il mangiatempo, ragazzi, il boss finale della morte. Allora, questo boss... Beh, intanto qua beviamo sta roba, così ci curiamo un po'. Giochiamo forma demoniaca. Metallizzato. Cerchiamo di scudarci il più possibile, perché farà un botto di danni, ragazzi. Farà un botto di danni. Ammazzato. Spallucci. 8x3. Questo è un countdown, vedete. Ogni volta che giochiamo 12 carte, il nostro turno finisce e tocca a lui, e ottiene 2 di forza. Abbiamo questa carta qua, che è la forza demoniaca, noi, che ci aiuta. Se fa così però non ci aiuta. Serve la barricata assolutamente. Abbiamo tutte le carte a costo 0. Lame infernale. Pioggia di pugni. Gruppo gemello. No. Vuol dire che il prossimo turno, ragazzi, noi giochiamo una carta. Scusate, che è successo qua? Scusate, un momento che si è frizzato tutto. Devo andare a vedere come sono messo con l'hard disk. No. No, c'è lo spazio. Scusate, che ne so se era frizzato. Allora, fine turno. Prendiamo un botto di danni, scusate, devo bere sta roba. Per avere più destrezza. Non c'è tempo? No, vabbè. Siamo praticamente morti e vabbè. Questo era inevitabile. Perché noi adesso giochiamo una carta e poi tocca a lui. Lui fa 36. Quindi... Esatto. E ottiene 2 di forza, quindi attacca per 38. Noi siamo praticamente dead. E vabbè. Questo era praticamente l'ultimo boss. Era il più difficile di tutti. Ovviamente non siamo stati fortunati per l'arma del cacchio. Va bene, però... siamo arrivati alla fine di questa nostra avventura. Quindi peccato, il gioco ovviamente non si può ricaricare la partita, quindi dovete ricominciarlo dall'inizio. Ragazzi, grazie per essere stati con me, questo era Slay the Spear, un trittico di episodi, insomma, che spero vi piaccia. E cos'è sto? Sto coso del mouse che mi compare sul video. Vabbè, cioè, lo vedete anche voi, ragazzi, c'è un puntino nero. Che misteri della programmazione, che non riesco a prendere con la freccetta. Maledetto, vabbè. Ci vediamo, ragazzi, alla prossima. Dai, fatemi sempre sapere nei commenti. Scusate un po' per la voce, ma è così. E niente, ci vediamo. Spero vi sia piaciuto il video. Grazie, ragazzi, per essere stati con me. Ciao a tutti.